finanziamento che veramente può portare qualcosa di risolutivo per l'aeroporto dello Stretto? Beh, come si usa a dire, anche se in termini un po' informali, le chiacchiere stanno a zero. Questa è una legge finanziaria dello Stato, per la prima volta credo ci sia un investimento così consistente, ma soprattutto così indispensabile per l'aeroporto dello Stretto, che per la sua posizione geografica e per la sua strategica importanza per quello che riguarda la situazione di Reggio Calabria, credo che è arrivato proprio a fagioli in un momento in cui lo scalo si sta riscattando da un fallimento disastroso. Voi tutti avete visto in questo momento, mentre noi parliamo, tre aerei stanno decollando per Roma, Milano, Torino. Abbiamo fatto l'impossibile e cercheremo di continuare a farlo per mantenere i voli. L'unica cosa che dirò anche in conferenza stampa è che i voli hanno un significato se c'è chi viaggia su questi aerei. L'importante è che l'utenza resti ancorata a Reggio e non torni ad allontanarsi come è stato fatto in passato fuori di altri scali. Nei giorni scorsi la querela... Lei fa una domanda quanto mai da mille e una notte, perché lei sta aspettando, ma lei non so di quali giornalisti state, l'agenzia sta a dire, non so se è ferrato sul fatto che questo sia un corso delle gare pubbliche europee, quindi mi sta facendo una domanda sul Superenalotto che uscirà domani, quando usciranno le gare cosa fa? Presidente, bene. Nei giorni scorsi la questione dell'infopoint di Lamezia, la regione vi ha revocato il bando. Voi lei sta sbagliando tutto, mi scusi, c'è una disinformazione totale. Ok, facciamo informazione. Cosa è successo? La regione non ha revocato nessun bando. E noi abbiamo l'obbligo negli aeroporti di dare informazioni sulle voli, di dare informazioni su arrivi, ritardi, su persone che devono essere accompagnate a bordo per ridotta mobilità. La regione Calabria ha i fondi che non sono della regione, sono fondi pacco con gli europei per gestire presso gli scali. Noi abbiamo messo gratuitamente a disposizione la nostra struttura. La gara. Noi avevamo il ruolo solo di fare la stazione appaltante, quello che è successo con la regione lo stiamo chiedendo, ovviamente come tutti possono vedere si è ricordato un po' tardi la regione di mettere qualche occhio in più, dato che noi da febbraio-marzo che abbiamo chiesto il proseguimento dell'attività di InfoVolt perché lo riteniamo indispensabile per la regione, non per la SACL. La SACL non ha alcun obbligo di fornire informazioni turistiche. Nessuna società di gestione deve dare informazioni sull'albergo o sul ristorante, lo deve dare la regione, l'assessorato al turismo. Noi abbiamo dato la disposizione gratuita locale a Reggio, a Crotone e a Lamezia. Se poi la regione vuole articolare in modo diverso, i soldi che gestisce sono fatti loro. Però non vi risultate essere penalizzati da questa situazione? Ma non siamo penalizzati noi, è penalizzata la Calabria, perché se io vengo da Milano e non ho a chi chiedere un'informazione turistica, secondo me la colpa è della SACL o di chi gestisce l'assessorato al turismo? A Reggio è chiusa da quasi un anno. Non è vero, è stata chiusa, è aperta quando sono arrivato io, perché era chiusa quando abbiamo rilevato il fallimento. Tutti dimenticati che qui stiamo uscendo da un fallimento, non stiamo uscendo dalla Coppa Italia o dalla Coppa dei Campioni, e qui bisogna avere pazienza. Presidente, una domanda, come può incidere la SACL rispetto alla politica dei prezzi? Perché in nessun modo, perché le compagnie hanno massima autonomia nello stabilire i prezzi, se no non avremmo il fenomeno, il Cristiano Ronaldo dell'aviazione che è la Ryanair, perché ha voluto decidere i prezzi. No, dico, esistono delle strategie? Le strategie sono, io lo dico subito, diversificare le compagnie, creare concorrenza. Per diversificare le compagnie occorrono un bacino di utenza, cioè che ci siano molti passeggeri e quindi possano scegliere, ma se i passeggeri sono pochi, così come lo sono a Reggio Calabria, è chiaro che poi diventa un monopolio. Lei più volte ha detto che per fare turismo, per rilanciare l'aeroporto dello Stretto, bisogna creare un sistema, cioè nell'aeroporto ci devono essere vicini i trasporti, gli aliscafi. Io sono qui da due anni e non l'ho visto questo sistema, mi dispiace. Confermo che non l'ho visto nemmeno per un giorno. E quindi la sua posizione con la città metropolitana e con la regione qual è? Con la città metropolitana io non prendo posizione politica, io sono un tecnico che in questo momento sta svolgendo un servizio molto delicato, non per Reggio, ma per la Calabria. Lo sanno pure le pietre, quindi questo è un discorso ormai superato. Basta uscire, vediamo quanta gente ha parcheggiato la macchina in maniera regolare, qui c'è l'impunità garantita, io so che vengo e nessuno mi eleverà una contestazione, io so che lascio la macchina in quarta fila e nessuna divisa mi contesterà questo, le pare una cosa normale? Esiste un aeroporto al mondo dove chi arriva non parcheggia che parcheggi pagando quell'euro di sosta ma la lascia nel rondò di accesso, nelle strade di accesso dalla superstrada? No, allora, voi sapete, sono provocazioni inutili. Bene, scusi, ha detto
ha detto che ci sono pochi passeggeri, sì. Ma ci sono pochi passeggeri perché ci sono pochi voli o ci sono pochi voli? Sta sbagliando di grossi, evidentemente non conosce le statistiche, i voli sono più di quelli che servono, tant'è che non sono mai pieni, perché adesso io le darò i numeri e lei vedrà che il cosiddetto tasso di occupazione del passeggero arriva al 70%, quindi se ce ne sono ancora 30 da riempire ci sono meno passeggeri. Ma è possibile che ci sono prezzi troppo alti? È possibilissimo, se lei lo fa il giorno prima per partire la mattina seguente, è chiaro che è una legge di mercato, caro amico, questa è la legge che vale non solo per l'aeroporto di Reggio ma per tutti gli aeroporti d'Italia. Ultima domanda, così la faccio arrabbiare veramente. Grazie. Tanto, prego, la sua presenza qua può essere un'apertura nei confronti di un'eventuale candidatura a sindaco al comune di Reggio Calabria? Ma fa un'apertura a sindaco facendo il presidente dell'aeroporto, ma lei mi riduce molto, potrei sperare anche di più, vedremo che succede, buon lavoro.